Lo stato di conservazione del legno, infatti, era estremamente degradato ed era quindi necessario ridistribuire il peso del soffitto per tutta la sua superficie di circa 400 metri quadri. La metodologia messa a punto è stata assolutamente innovativa ed è consistita nella realizzazione di una complessa struttura in elementi in acciaio forato e leghe metalliche speciali. A questa struttura, ancorata alla capriata in cemento, sono sospesi oltre 2500 tiranti metallici collegati con un tozzetto in legno di faggio fissato alle tavole del soffitto con una resina speciale. Nulla è stato modificato dell'assetto raggiunto dal soffitto e il complesso meccanismo di tiranti è un cosiddetto sistema passivo che entrerà in funzione solo nel caso dovessero verificarsi dei cedimenti. Il sistema è stato studiato in modo da essere non invasivo ed assolutamente reversibile. Per facilitare la futura manutenzione, sono inoltre stati messi in opera anche una passerella per periodiche ispezioni sul retro del cassettonato ed un macchinario che consente agli operatori di accedere ad ogni parte della struttura in condizioni di assoluta sicurezza. Per la disinfestazione, realizzata con prodotti insetticidi liquidi, è stato messo a punto un innovativo sistema di tubazioni ed ugelli simili a quelli usati per l'irrigazione dei giardini e collegato ad un serbatoio esterno che renderà estremamente agevole e poco dispendioso il ripetersi delle operazioni.